Buonasera a tutti, benvenuti al corso. Io mi chiamo Jessica, sui social mi conoscete, per chi mi conosce sono l'orchidea di Jessica, in particolar modo sul profilo Instagram mi trovate, ma anche sugli altri social. Mi fa molto piacere che siate qui. Allora, il corso prevede nel dettaglio la cura sulla coltivazione della Phalaenopsis, vi spiegherò come coltivarla in casa e farla rifiorire. E poi faremo un rinvaso insieme, ognuno di voi ha la propria orchidea da rinvasare, io passo passo vi dirò come fare. Quando acquistiamo un'orchidea e la portiamo a casa oppure ci viene regalata, la prima cosa da fare è guardare le radici e le foglie, cioè vedere se ha bisogno di essere annaffiata o meno e se le foglie presentano delle macchie. Comunque il consiglio che vi do è di non mettere mai un'orchidea che arriva in casa vicino alle altre, perché potrebbe presentare dei problemi, avere dei parassiti e non lo possiamo sapere. Ce ne accorgiamo comunque all'incirca in una settimana e poi da lì possiamo inserirla con le altre orchidee, con le altre piante. Comunque prevenire è meglio che curare. Bisogna dare tanta luce. Per quanto riguarda il fatto della luce, bisogna posizionarla davanti a una finestra non più distante di un metro, perché già la luce che entra in casa è poca, a noi sembra tanta però è davvero poca, e quindi massimo a un metro di distanza dalla finestra, ma è già tanto. Per quanto riguarda l'estate, attenzione al sole diretto, evitare i raggi del sole diretto nelle ore centrali del giorno, quindi schermare con una tenda se dovesse arrivare il sole diretto. Altrimenti poi si creano delle bruciature sulle foglie e quelle rimangono e non si possono eliminare. Altra cosa molto importante è l'annaffiatura. La maggior parte delle orchidee muore per la troppa acqua e qualche volta anche per la poca acqua. Comunque bisogna annaffiare quando ne ha bisogno, cioè non si annaffia una volta alla settimana, ma nessuna pianta si annaffia una volta alla settimana, ogni 15 giorni. Assolutamente no, si annaffiano quando ne hanno bisogno. Per quanto riguarda le Phalaenopsis, si guardano le radici e il substrato, per questo al vasetto trasparente, non perché le radici devono prendere la luce. Le radici non hanno bisogno di luce, la fotosintesi avviene nelle foglie, avviene anche nelle radici, ma in una percentuale davvero minima, bassa, che è irrilevante, non è importante. Quindi se volete potete mettere tutti i coprivasi che volete, comunque in ceramica, in plastica, colorati. E la Phalaenopsis si annaffia quando le radici sono color argento e il substrato asciutto. Queste sono tutte comunque orchidee tutte annaffiate, hanno delle bellissime radici comunque, quindi al momento non hanno bisogno di essere annaffiate. Poi la concimazione. La concimazione è fondamentale non solo per la fioritura, ma è importante per avere una pianta sana, con un apparato fogliare e soprattutto un apparato radicale forte. Serve a dare i principali elementi nutritivi alla pianta, appunto non per la fioritura ma per l'intera pianta, foglie e radici che sono fondamentali. Quando annaffiate molto probabilmente lo fate per immersione. Allora io non vi dico di abbandonare questo metodo, non è che è sbagliato, però vi consiglio di alternare a questo metodo per immersione anche il metodo a bordo vaso, cioè di annaffiare a bordo vaso facendo scivolare l'acqua sul bordo del vaso, facendo attenzione a non mandare acqua nel colletto, perché se poi ristagna le foglie cominciano ad ingiallire e cadono ad una. A bordo vaso perché? Perché in questo modo tutte le radici, in particolar modo quelle superiori, ricevono la stessa quantità d'acqua di quelle inferiori. Per quanto riguarda la concimazione, vi sconsiglio concimi stick, vi sconsiglio concimi in fiale, cioè vanno conficcati nel terreno, perché vanno col tempo a rovinare le radici, a bruciarle, a seccarle, ma concimi che vanno diluiti in acqua. La temperatura importante sono orchidee da serra calda, e quindi mai temperatura al di sotto di 17 gradi. Questo è un problema che si presenta però più che altro in inverno. La temperatura minima notturna non deve mai scendere sotto i 17 gradi. L'umidità è un fattore molto importante, hanno bisogno di tanta umidità queste piante, non deve mai scendere l'umidità sotto al 50%. Altra cosa importante, se di giorno hanno bisogno di tanta luce, di notte hanno bisogno di buio. Avete domande? Non ho capito bene io, il momento in cui diceva dell'argilla è per lasciare l'ambiente per aumentare l'umidità. Okay. Per aumentare l'umidità metti 2-3 cm di argilla nel sottovaso oppure nel portavaso, la mantieni sempre umida, la mantieni e metti su l'orchidea. Okay. E ovviamente se l'umidità è leggermente bassa, se è molto bassa bisogna utilizzare un umidificatore.
Per quanto riguarda il rinvaso, appunto, quando è terminata la fioritura possiamo valutare se rinvasare o meno. Si rinvasa di solito ogni 2-3 anni, perché il bark con le annaffiature e con le concimazioni va a consumarsi, a deteriorarsi. Ogni volta che termina la fioritura noi controlliamo il vasetto e vediamo comunque se ha bisogno di essere rinvasata l'orchidea. Se il bark è ok, le radici sono ok, tutto a posto, la lasciamo così com'è. Però l'orchidea potrebbe aver bisogno di un rinvaso anche prima dei 2-3 anni, ad esempio se presenta un apparato radicale marcio comunque, oppure foglie molli che sono dovute appunto all'apparato radicale sofferente, presenza di parassiti, oppure muffa, malattie, fungine comunque, funghetti che si formano, proprio funghetti veri e propri che si formano tra le radici e il bark, perché il bark è pessimo, non c'è bark ma molto probabilmente c'è terra e quindi non asciuga bene tra una fiatura e l'altra, c'è troppa umidità e quindi proliferano funghi, muffa e tant'altro, e quindi va rinvasato. Un altro motivo del rinvaso sono le radici aeree. Quando un'orchidea fa tante radici aeree, queste sono radici aeree, quando fa tante radici aeree vuol dire che ha proprio, qui sono tantissime, tante radici aeree comunque tra le foglie, vuol dire che è arrivato il momento di rinvasare. Allora, procediamo al rinvaso. Allora, avete davanti a voi una misura di un vasetto, se dovesse essere troppo grande prendiamo una misura più piccola comunque. Allora, prendiamo l'orchidea, poi il vasetto ci pensiamo dopo. Vediamo l'orchidea, premiamo, perché molto probabilmente sarà difficile, premiamo e tiriamo l'orchidea. Aspetta, prendetela alla base, al fusto, quando la tirate, premete e tirate. Vi stavo appunto dicendo, hanno la gabbietta, questa viene messa quando l'orchidea è piccina, quindi ha poche radici che hanno bisogno di maggiore idratazione, viene messa appunto questa spugnetta per mantenere una maggiore umidità e idratazione alle poche radici. Io posso... è piena, allora quello che riesce a togliere, quello che non riesce a togliere, cioè sono radici che non possono essere districate perché si rompono, si spezzano, dai dei colpetti, ecco, quello che riesce a togliere bene, ma non riesce a togliere lo lasciamo. Perché vengono venduti quei sacchetti con su scritto terriccio per orchidee, perché costano di meno e la gente preferisce comunque acquistare cose che costano meno, però poi no, più che altro online, sì, io lo prendo online. Sì, però quello non va bene. No. C'è anche del bacco che non va neanche, cioè pulito, neanche messo in acqua perché è già ben sterilizzato, lavato. Ci sono, cioè, simili all'orchiata che dura tantissimo, anche 4 anni comunque. Allora passo tra i banchi. Poi bisogna procedere a eliminare le radici marce, ciò che sentite molle al tatto va eliminato comunque, vedete le forbici. Le radici gialle, se sode al tatto, vanno lasciate, le radici gialle sono sane. Sono gialle perché non hanno preso luce, ma sono radici sane comunque. Quelle interne? Sì, quelle interne, sì, sono gialle perché non hanno preso luce, ma sono sanissime. Cioè, lavorano come quelle verdi comunque, danno lo stesso nutrimento di quelle verdi alla pianta. Quindi, piano piano, togliete ciò che è marcio, molle, secco, ma le radici gialle, se al tatto... Sì, allora se la radice all'attaccatura del fusto è marcia va tolta, se invece nella parte finale è rovinata togliete soltanto la parte finale, non tutta la radice comunque. Sì, è vero, ma è stata pasticciona, ha fatto cadere tutto fuori. Ecco, vi dicevo, inserite il bac e... se non scende, comunque, date dei colpetti al vasetto. Quando andrete ad annaffiare fra 4-5 giorni, annaffiate a bordo vaso, perché se adesso l'orchidea non è ben ancorata nel vaso, cioè al bark, comunque le radici non sono ben ancorate, se voi andate ad annaffiare per immersione, lei poi ritorna su, cioè, si toglie dal vasetto, quindi annaffiate a bordo vaso fra 4-5 giorni e mettetela davanti alla finestra.
mettetela e poi mi mandate fra per Natale tutte le orchidee rifiorite. Speriamo. Le foto delle orchidee rifiorite comunque, mi raccomando. Come ho detto questa mattina al corso, per Natale voglio questo regalo, tutte le orchidee rifiorite, perché per Natale dovrebbero rifiorire. Tutto al più le veniamo a fotografare qui, quelle del vivaio. Buon Natale dal vivaio. Voi dovete fare la foto di adesso, va bene, con la foto di dopo comunque. Posso chiederti un consiglio? Sì, perché come mi no, fate anche a casa. Sì. Guarda, manca a farlo apposta, mi è capitato anche qua. Questa situazione sotto non si toglie la foglia? No, questa foglia sola. Quella cadrà da sola. Le foglie lasciatele cadere da sole, okay, perché comunque sono ancora vive nella parte verde. Sì, io quando seccano proprio. Sì, poi vengono via da sole, esatto. Poi ci impiegano tanto tempo a cadere poi le foglie comunque gialle, se è un fattore comunque naturale, un ricambio fogliare. Poi quella è una foglia inferiore, quindi non c'è nulla da preoccuparsi comunque. Cioè da preoccuparsi quando le foglie ingialliscono, quelle nuove. A colletto. Sì, quelle nuove qui in superficie, oppure iniziano a giallire dal colletto del fusto. Lì vuol dire eccesso d'acqua comunque, molto probabilmente. E quindi bisogna cercare di recuperarlo il più possibile. Un vaso ogni 2 o 3 anni? Ogni 2 o 3 anni se non presenta dei problemi prima, ovviamente. Okay, sì, adesso, cioè, se l'orchidea sta bene, non presenta marciume, fra 2 anni, 2 o 3 anni. Tanto vedi il bacco, poi si scende, diventa via terra. Ho sentito mettere a bagno le bucce di patate e innaffiare. No, né bucce di banana né bucce di patate. Non utilizzare la buccia di banana da strofinare sulle foglie per averle più lucide. Perché rilascia, innanzitutto c'è cioè, rilascia tanti zuccheri e arrivano i parassiti comunque, assolutamente no. Le foglie le pulite semplicemente con un panno umido, con solo acqua.